Immagino che molti di voi si stiano chiedendo in questi giorni dove posizionare lo stop loss per le nostre posizioni attive su Bitcoin, quelle long che vi avevo indicato nei miei video precedenti, anche quelle di quattro possibili ingressi per chi aveva perso il treno di Bitcoin. Molti di voi li hanno utilizzati e sono contentissimo. Mi avete scritto nei commenti dicendomi che finalmente siete riusciti a fare un'operazione in profitto. Mi avete scritto anche delle email di ringraziamento e dei messaggi Facebook di ringraziamento. E sono io che ringrazio voi per l'attenzione invece che date al mio canale, al mio lavoro, a tutto quello che sto cercando di realizzare online e con grande sforzo, ma anche con grande cuore, ragazzi, e spero che questo si veda e trapeli nei miei video perché è assolutamente così. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo episodio della nostra fantastica, mitica e inenarrabile serie del video corso come fare holding sul mercato finanziario e farlo nella maniera corretta. Un corso che sta modificando un po' quelli che erano gli assetti degli holders nel mercato delle criptovalute. Lo vedo dai vostri commenti, ma lo vedo anche da quello che sta succedendo nella Trading On Academy, nella nostra Academy Premium. Lo vedo anche da quello che sta succedendo via email e tutti gli altri contatti che ho con voi. Sta modificando un po' quello che erano gli assetti precedenti dello scorso anno e sono contentissimo perché questo corso nasce proprio per quello ed è gratuito, ragazzi, proprio per quello. Chi di voi non avesse visto le scorse puntate può farlo cliccando sulla mia testa perché troverà il link alla playlist. Sono tantissimi video, ne abbiamo fatti, se non sbaglio, 6 o 7. Oggi aggiungiamo un nuovo episodio al corso. E di cosa parlerà? Vi ricordate nell'ultimo episodio, quello prima degli ingressi possibili su Bitcoin, vi avevo parlato dei sistemi di uscita, come uscire correttamente per un holder, che poi tra l'altro, ragazzi, è anche uno dei problemi maggiori che ci accompagnerà anche nei prossimi video, perché applicare sistemi di uscita corretti è estremamente complicato. Perciò oggi andiamo a rivedere quella che era la lezione teorica che vi avevo fatto, come uscire da un trade in maniera corretta. La vediamo sul grafico perché analizziamo quelle che sono le posizioni di ingresso che abbiamo. Teoriche, ma io ce le ho tutte, ragazzi, queste posizioni di ingresso su Bitcoin. Andiamo a vedere come stanno andando e soprattutto, ma lo stop loss dove lo metto? Allora facciamo un piccolo recap prima di spostarci sul grafico. Nel video precedente, chi non l'avesse visto, ragazzi, deve vederlo perché sennò questo non lo capite. Vi metto anche il link diretto al video di come uscire dalle posizioni. La lezione teorica. Intanto, il recap è fondamentale, veloce, ve lo faccio velocemente. Le tipologie di uscita sono due: essenzialmente l'uscita in stop loss e l'uscita in take profit. Tutte e due devono essere applicate da un holders. La macro idea generale che deve indicare come utilizzare questa uscita è un'idea di fondo che si chiama coerenza della strategia. Chi ha fatto i miei corsi sa che parlo sempre di questa cosa, anche perché è importantissima, è fondamentale, altrimenti non lo direi. Quindi andiamo graficamente a vedere su Bitcoin che cosa sta succedendo con le posizioni che avevamo indicato per gli ingressi, per gli holders e dove vanno inseriti gli stop loss a questo punto, visto che siamo già in posizione e siamo già in profitto. Ed eccoci davanti al grafico di Bitcoin. L'ho leggermente modificato per chiarezza, ragazzi. Vi ho inserito qui, come vedete, tutti gli ingressi che sono avvenuti, entrambi gli ingressi che avevo indicato. Ingressi sulla forza, andatevi a vedere il video, ragazzi, sempre sul canale. Erano stati posizionati qui, quindi intorno ai 6.000 dollari, e per essere precisi ha fatto 6.100 dollari, poi la close daily, quindi siamo entrati, diciamo, long su questo livello dei 6.100 dollari. E il secondo ingresso è avvenuto qui, esattamente qui, ragazzi, vedete questa giornata qui, ed è avvenuto intorno ai 7.100. Quindi a questo punto abbiamo due operazioni entrate su Bitcoin, delle quattro possibili che vi avevo indicato, quelle in pullback non sono mai avvenute perché il mercato è molto forte, e quindi sono avvenute quelle sulla forza. Come le gestiamo? Cosa deve fare un holders per fare una corretta gestione della posizione? Partiamo dalla lezione teorica che avevamo fatto le scorse settimane. Primo punto, l'applicazione dello stop loss. Non mi ripeto e non mi dilungo sul fatto che lo stop loss, ragazzi, se non lo mettete non siete dei trader. E se non lo mettete, ve ne pentirete amaramente nei prossimi mesi, perché semplicemente, ragazzi, lo stop loss va messo. È inutile che ci ragioniamo, mi dispiace, ma è così. Ok? Andatevi a rivedere la lezione e spiego anche i motivi. Allora, dove devo inserire lo stop loss?
Qual è il problema dell'holding in generale, ragazzi? Fare un'operazione unica per un lungo periodo di tempo. Quindi quello che voi dovete fare è intanto assumervi un rischio un po' più ampio di chi fa trading veloce, cioè quello di stare sul mercato anche se il mercato per 2 o 3 mesi non va verso la vostra direzione. Questo è fondamentale, dovete capire, perché l'holding è più rischioso del trading normale. Però allo stesso tempo è più proficuo se le cose vanno bene. Quindi c'ha dei pro e dei contro. Ne ho parlato tanto sul canale di queste differenze. A questo punto ci serve capire quando devo uscire, quando quindi metto uno stop loss. Quindi l'uscita, diciamola, se così fosse in perdita. In questo caso, ragazzi, uscita in perdita ce n'è una sola perché il mercato rispetto ai nostri ingressi, che vediamo se riesco anche a mettervi delle piccole ellissi così le vedete meglio, che sono più facili diciamo, controllare graficamente, sono esattamente state in questi 2 punti, vedete qui. Allora, in questi 2 punti il mercato, avendoci dato già profitto, ragazzi, noi riusciamo a gestire le posizioni in maniera diciamo adeguata anche da subito, perché ovviamente il mercato è andato verso la nostra direzione, ci ha dato profitto. Ma qualora questo non fosse, insomma, qual è il primo livello che noi dobbiamo considerare? Il livello del cambio di trend del mercato. Il primo livello di stop loss quando siamo entrati in questa posizione era stato posizionato esattamente qui, vedete? Qui in questo punto, cioè sotto questo minimo, perché se il mercato se ne andava praticamente, diciamo, andava a fare questo, magari rompeva qui, poi scendeva e se ne andava a fare un nuovo minimo, noi avremmo dovuto chiudere la posizione al di sotto dei 4.800 dollari e andare in stop loss. Quindi lo stop loss di questa operazione, ragazzi, era qui. Poi, siccome il mercato è schizzato su, l'ha annullata subito. Però questo è un caso. Molto spesso vi potete trovare anche in posizioni di difficoltà. E quindi a quel punto voi dovete sapere che se entrate sulla forza avete uno stop loss qui, quindi anche la vostra posizione deve essere bilanciata in base a quello che è il grado di rischio. Non siete voi a decidere lo stop loss, ragazzi, è il mercato. Lo dico sempre nei miei corsi, lo ripeto a squarciagola anche sul canale. Quindi voi dovete rispettare il mercato. Se lo stop loss è qui, voi dovete investire di meno. Inutile che giriamo intorno, se no aumenta il vostro grado di rischio. Allora, questo è il primo livello di stop. Quindi immaginiamo un mercato che diciamo che poteva fare questo tipo di movimento, andava qui, rompeva, voi dovevate chiudere in stop. Qual è adesso invece la nuova strada per uscire da questo tipo di operazione, di trade che abbiamo messo in atto? Siamo holding, dobbiamo mantenere il livello del trend il più possibile, dobbiamo stare in posizione, ragazzi, fino a quando non cambia il trend, fino a quando non cambia il trend di medio periodo quantomeno, ragazzi. Il breve, ok, possiamo valutarlo. Se siete dei trader e fate magari delle operazioni un po' più piccoline, lo potete valutare, però ricordatevi che gli holders non devono fare questo. Gli holders devono fare una gestione di uno o due trade ogni 2 o 3 mesi, ragazzi. Quindi in totale in un anno ne faremo 4-5 massimo. Per cui dobbiamo capire quando è il momento di uscire dal mercato, anche in take profit. Assolutamente deve essere il momento in cui il mercato ci sta dicendo: c'è pericolo che ritraccio, cambio trend di medio periodo. A quel punto, via tutti quanti. Altrimenti dovete stare sul mercato, se no fate l'errore che molti di voi stanno facendo su Binance Coin in questi giorni. Poi magari ne parleremo in un altro video. Il take profit si può inserire solo esclusivamente nel caso in cui voi facciate trading e magari con un piccolo pezzettino di una posizione se siete sovraesposti, ma siamo in un altro ambito, non nell'holding classico. Assolutamente, l'holders fa take profit in trailing stop, si dice così. Voi dovete mettere un trailing stop e uscire dalla posizione quando il trend è cambiato. Come si fa a vedere quando cambia un trend sul mercato? Ci prendiamo un grafico daily come questo che abbiamo su Bitcoin. Ora siamo qui. Quando è che questo trend, ragazzi, che sta disegnando Bitcoin? Lo vedete questo canale? Guardate quanto è bello questo canale. Questo canale che vi ho disegnato che sta seguendo il mercato. Quando è che cambia questo trend? Molti di voi stanno dicendo: ma è possibile? Ma è no, è troppo alto. No, ma è impossibile. Qui cambia, ragazzi. Vedete dove cambia? Qui.
di nuovo la mia X dei X-Men. Se il mercato se ne va qua sotto, cambia il trend. E a quel punto, ragazzi, dobbiamo tirare i remi in barca e scappare. Ok, questo è quello che deve fare un holders. In questo caso noi saremmo ancora in stop loss. Ma se noi volessimo invece applicare un trailing stop alla nostra operazione, quindi dire, ok, io però questi due ingressi li ho gestiti bene, quindi a questo punto voglio che vadano in profitto, cosa faccio? Beh, il mercato ha dato un livello, però è un livello assolutamente poco importante, che è questo qui, i 7000 dollari, questi che vedete, 7100 dollari, questo qui è un primo minimo che può essere utilizzato per indicare una fase di correzione ampia del mercato. Quindi se Bitcoin scenderà al di sotto, ok, di questi livelli, confermandoli in chiusura, potreste applicare un primo trailing stop all'operazione e quindi chiudere magari una parte delle vostre operazioni. L'ultima parte, la seconda parte, potrebbe essere chiusa solo al di sotto di questo livello qui. Questo perché gli holders devono ragionare così e quindi voi capite che ampio rischio che prende un holders, ragazzi. Guardate che rischio c'ha. Però perché fa questo? Perché facciamo questo? Perché ragioniamo così? Perché l'holding, ragazzi, non è costruito per avere come obiettivo un rialzo da qui a qui. Voi non state cercando questo trend. Voi state cercando, se siete holders, state cercando questo trend, ragazzi. State cercando questo trend qui, questo qui. Quindi non stiamo ragionando sull'idea di dire, ok, mi metto su una posizione per 20 punti percentuali, che possono sembrare giganteschi. L'holders cerca questo trend, ragazzi, questo qui. Ok, allora voi immaginate, per esempio, facendo il nostro solito replay su Bitcoin, eravamo qui, ok? Allora immaginiamo di avere questa situazione su Bitcoin, siamo indietro nel tempo a giugno del 2017, voi siete qui, guardate che trend sta disegnando, adesso noi siamo holders, probabilmente siamo entrati sulla forza qui, alla rottura dei precedenti massimi, alla rottura di questa trend line c'erano diversi ingressi, vedete, qui sicuramente siamo entrati con questa tecnica che vi ho spiegato in questo video corso, siamo rientrati magari qui se abbiamo ancora roba da prendere, siamo in grande profitto. Cosa facciamo? Usciamo? Ok, guardate il mercato cosa combina, adesso vi dà un minimo, non è sotto questo, quindi non usciamo. Vi dà ancora un cambio e poi sta iniziando un mini trend ribassista, guardate come lo disegna pian piano, a questo punto qui vi ha buttato fuori. Se voi avete considerato il minimo di questo tipo e non quelli un pochettino più ampi, quelli relativi al canale ascendente, il mercato cosa fa? Vi butta fuori qui, vedete ragazzi, vi butta fuori qui dalla vostra posizione holding. Che mi sta anche bene, ragazzi, se siete dei trader, perché poi cosa succede? Che mi dite, ok, alla rottura di questa trend line rientro long, ok, ma in quel caso, ragazzi, fate il traders, non fate gli holders, ok? Poi cosa succede? Guardate un po', boom, il mercato era un fake e via con le danze. Allora, poi questo succede se uscite troppo presto dall'holding. Succede che vi butta fuori il mercato perché fa ovviamente i suoi naturali ritracciamenti, perché il mercato deve respirare, vi butta fuori e poi non riuscite a entrare, a meno che non fate trading, allora in quel punto, in quel caso è diverso, ragazzi, perché qui ovviamente c'era un ingresso sulla forza, un ingresso sul public e via con le danze ancora una volta dentro. Io ovviamente faccio il trader, quindi farei entrambi questi nuovi ingressi e sarei uscito qui, però non è per tutti così semplice, quindi restate in posizione fin tanto che il trend di lungo, medio, lungo non cambia, e in questo caso ancora qui non è cambiato, vedete, perché ancora qui dopo questo rialzo lo stop loss poi immediato era qui sotto, quindi anche questo livello non è assolutamente un'inversione di trend. Il mercato continua a tirare, guardate cosa fa, vi fa stare in posizione per anni, ragazzi, dovete stare in posizione per anni, mesi, perché gli holders fanno questo, restano in posizione in attesa del grande boom, del grande trend. Se non avviene, poi ragazzi si esce, come giusto che sia, ma ovviamente dovete un po' ragionare in quest'ottica di lungo periodo, non potete assolutamente ragionare in ottica di breve periodo, quindi gli stop loss
di queste operazioni sono quelli che vi ho indicato. Primo livello di allerta sotto i 7100 per quanto riguarda Bitcoin. Per chi di voi vuole un po' fare il trader, quindi magari chiudere un piccolo pezzo dell'operazione in profitto, ma il vero cambio di trend avverrà soltanto al di sotto dei 5000 dollari. Quindi ad oggi, per quello che sta facendo Bitcoin, fino a 5000 dollari siamo in trend rialzista. Bene, detto questo, abbiamo concluso questo video di formazione. Ho cercato di rendervi chiaro quelle che sono le tecniche che dovete utilizzare. Sicuramente ci sono dei modi per migliorare i livelli di uscita. E noi seguiremo questa operazione nell'excursus dei prossimi mesi. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché faremo sempre video di aggiornamento su questo tipo di operazione che stiamo, diciamo, tentando, stiamo tradando dal vivo, proprio live su Bitcoin, e vedremo quello che accadrà. Quello che vi ho indicato in questo caso sono delle uscite in stop loss barra take profit in trailing e sono delle uscite che sono assolutamente logiche, giuste e corrette per chi fa l'holding. Vi ho spiegato anche il problema di fondo: l'holders deve cercare il trend lungo, medio-lungo e non accontentarsi di un punto percentuale. Questo fa chi fa holding. Ciao a tutti, noi ci rivediamo settimana prossima con l'analisi di Bitcoin, l'analisi ciclica e l'analisi di Binance che ci sta dando grandi soddisfazioni. Abbiamo fatto anche gli ingressi sulla forza su Binance, sono stati indicati nei video precedenti, ma poi li vedremo anche nella prossima settimana. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace, nei commenti tutto quello che pensate su questi video corsi. Ciao, buon weekend a tutti!